Io proporrei di, se avete delle domande, di tenerle per voi perché siamo un po' in ritardo e vorrei completare la sessione e poi magari abbiamo mezz'ora di discussione, cercheremo di concentrare le domande. Quindi chiamo il secondo relatore che è Emilio Gallo, direttore generale della promozione della qualità agroalimentare e dell'IPIA del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. Buongiorno a tutti, evidentemente non sono il dottor Gatto, no, impiegherò solamente poche decine di secondi. Ho il compito appunto di ringraziare gli organizzatori e tutti quanti voi per essere qui e riferirvi il dispiacere del direttore generale e della dottoressa che dirige l'ufficio agricoltura biologica per il fatto che i sopraggiunti non hanno potuto essere presenti. Sull'ufficio agricoltura biologica è evidente che il nostro interesse per tutte le politiche di sostegno ai modelli produttivi agricoli sostenibili è particolarmente forte. Il modello dell'agricoltura biologica è un modello regolamentato a livello europeo dal 91, poi rivisitato nel 2007-2008, attualmente il regolamento europeo è in corso di ulteriore revisione, è un sistema certificato con le norme di certificazioni mondiali, in Italia supervisionato da Acrea, che è l'ente unico di certificazione d'Italia, è un modello che ha radicalmente scelto fin dall'inizio il rigetto definitivo dell'uso dei prodotti derivati da chimica di sintesi. Ha fatto questa scelta quindi di cercare un modello di produzione sostenibile e che determinasse degli alimenti che il mercato europeo evidentemente gradisce. La crescita del mercato dei prodotti biologici in Italia e in Europa si può definire tumultuosa e questo per il favore dei consumatori. Non aggiungo quindi altro, nella piena convinzione che i lavori della giornata costituiranno un ulteriore passo in avanti nella strada della sostenibilità per questo Paese. Grazie mille, scusate.